Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati qui sul canale. Mi scuso per il look alla Castaway, quei capelli molto lunghi, ma presto me li taglierò e tornerò la persona di prima, meglio una persona normale. Anche se in realtà normale non lo sono mai stato, ma la grande domanda di oggi è: che cos'è TikTok? Beh, non posso sicuramente darvi la risposta, ci sono youtuber forse anche molto più qualificati di me, ma anche siti web che esplicano al meglio, esplicano una roba molto aulica. Comunque spiegano molto meglio quello che è TikTok in realtà in questo periodo, che è forse il social network del momento e dimostra che ci siano ancora veramente tantissime potenzialità sul mondo dei social oggigiorno. Quello che si vede oggi è che tante nuove aziende che si devono buttare sul digitale stanno trovando tantissime difficoltà, perché innanzitutto non sanno come comunicare sui social, e l'altro aspetto sicuramente riguarda anche a quale piattaforma scegliere per comunicare. Insomma, senza entrare nei particolari di ogni piattaforma, perché farei un video di tre quarti d'ora, andiamo a vedere TikTok in realtà che cos'è. Beh, nasce nel 2016 ed è un po' la figlia naturale di quello che era Musical.ly, che era un social network indirizzato molto ad un pubblico femminile compreso tra i 12 e i 14 anni, dove l'attività principale consisteva nel caricare dei video dove si facevano dei balletti, delle coreografie, dei cantati in playback, insomma delle robe del genere. In realtà TikTok ha preso questo aspetto, l'ha trasportato nella sua applicazione, ma c'è tanto altro dietro. Infatti possiamo caricare sì dei video in cui facciamo dei balletti, delle cantate, ma anche tante altre cose. Ma come devono essere questi video? Beh, TikTok premia i micro contenuti che sono tra i 15 e i 60 secondi, quindi non immaginatevi di dover caricare dei video di 10-15 minuti, tutt'altro. Perché tra l'altro il pubblico di riferimento è la Gen Z, la generazione Z, che è quella liceale attuale dai 12 ai 16 anni, e quindi, visto che la soglia di attenzione tra l'altro si è abbassata forse a 8 secondi, proporre dei contenuti troppo lunghi può essere veramente molto molto complicato. Beh, ci sono diversi casi studio su TikTok e ve ne porterò qualcuno sicuramente nei prossimi video, perché è un argomento che voglio approfondire al meglio. Quello che però vi posso raccontare io da nuovo user, da persona che lo sta cominciando ad usare principalmente per proporre nuovi contenuti e soprattutto anche per promuovere il mio canale, quello che vi posso dire è che TikTok non è solamente fare dei balletti e cantare, ma è molto molto altro. Analizzando alcuni profili che troviamo in rete e che ho personalmente un po' visionato, andiamo per esempio in America. Infatti ci sono parecchi studi legali, vi lascio i link qua in descrizione dei loro profili e potete andarvi un po' a vedere di che cosa sto parlando, che usano TikTok per promuovere la loro attività d'avvocato, ma anche per avvicinare i più giovani al mondo proprio della legge, della legalità e di tante altre cose, di educare in questo senso le persone, e credo che sia molto importante questa cosa. Brad Scheer è uno di questi, un avvocato newyorkese che porta dei contenuti sia divertenti ma anche istruttivi, in cui in 15-60 secondi tira fuori proprio delle pillole legate alla legalità, alla legge americana, che sono piuttosto interessanti e informative. Ma non solo studi legali, infatti tantissimi professionisti si stanno avvicinando al mondo di TikTok, come anche quelli che fanno ripetizione a distanza. Beh, pensate, alla fine comunque, essendo una generazione che va al liceo, soprattutto magari in questo periodo di quarantena, chi può fare ripetizione a distanza? Beh, usando TikTok puoi avvicinare tantissimo pubblico. Vi porterò poi in merito un caso studio nei prossimi giorni, magari su Instagram, dove andremo proprio ad analizzare questo aspetto, che è veramente molto molto interessante. Non solo professionisti, non solo persone che fanno ripetizioni, ma anche youtuber, influencer, i Ferragnez, insomma tutte queste categorie di persone che hanno trovato in TikTok grandissime potenzialità. Contate che gli user più o meno attivi sono 3 milioni al mese su TikTok, quindi veramente pochi, contro il miliardo di Instagram. Oggi grandi brand di moda, di tecnologia, si stanno avvicinando alla piattaforma non tanto forse per promuovere i propri contenuti tramite una loro pagina, ma grazie a questi ragazzini, mettiamola così, che hanno milionate di persone che le seguono e di fatto possono essere utili e far crescere giorno dopo giorno, insomma, una community veramente super super interattiva. Ci sono anche tantissime persone che prima di buttarsi magari su YouTube perché avevano l'idea di fare un canale, hanno aperto un profilo TikTok, l'hanno reso virale e poi successivamente hanno traslato il pubblico sul canale YouTube.
Io vi porto il mio esempio personale, o meglio la mia esperienza personale. Io non sono uno dei più seguiti, anzi ho 70 follower, quindi veramente pochi, però avendo pubblicato solamente una roba come 6-7 post, sono riuscito ad avere praticamente 10 follower a post, e due di quei post sono anche andati oltre le 25.000 visualizzazioni. E di fatto non è che mi sia messo a ballare, ma mi sono messo a raccontare o delle piccole curiosità o a fare un sondaggio, quindi potete capire che le potenzialità sono tantissime per ognuno di noi. Però ritornando un attimo al discorso di prima, bisogna anche saper comunicare. Contate che avete davanti un pubblico di persone che comunque è liceale, è molto giovane, e spesso quindi bisogna anche stare un po' al passo con le loro tendenze, che sono chiaramente diverse da un ragazzo di 23 anni come me, diverse rispetto a un cinquantenne, un sessantenne o un trentenne. Insomma, ognuno, ogni età ha la sua comunicazione, ha la comunicazione adatta per quella fascia, e che deve essere utilizzata nel migliore dei modi per massimizzare al meglio tutti i contenuti che vengono proposti. Queste sono solamente alcune considerazioni su TikTok, non sono entrato negli aspetti particolari o comunque più interattivi della piattaforma perché non è il video, però se vi interessa l'argomento si può sicuramente approfondire, anche perché io personalmente lo sto approfondendo, perché mi serve molto per la mia attività su YouTube e in generale su quello che ho in mente, quindi di fatto ci sta. Quindi ragazzi, seguitemi anche su TikTok, io vi lascio il link al profilo in descrizione e insomma cerchiamo di arricchire la community anche su quella piattaforma. Questo però non vi esenta dal fatto di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche, questo di fatto lo dovete fare anche se io dovessi proporvi un'altra cosa. Ma tornando seri, vi voglio ringraziare ancora per aver visto il video di oggi, spero che l'abbiate trovato interessante, lasciatemi un feedback nei commenti, un mi piace se potete, è molto importante per far crescere il canale, che anche grazie al video di ieri è cresciuto veramente tanto. Ringrazio coloro che ci hanno visto e che ci guarderanno, e insomma un abbraccio digitale a tutti, a presto, ciao ragazzi.